Ospite della rubrica L'intervista Giovanni Cannella dell'agenzia immobiliare Cannella. Grazie per aver accettato il nostro invito. Con un esperto nel settore turistico e immobiliare parleremo un po' delle dinamiche, no, che ci sono in città a cicli a proposito di sviluppo turistico e di sviluppo immobiliare. Le due cose vanno a pari, di pari passo. Cannella, qual è la situazione che oggi si registra a cicli a proposito di turismo e di sistema immobiliare? Ma intanto grazie soprattutto a voi, grazie al vostro gruppo, grazie alla vostra disponibilità per essere qua oggi e consentire anche di utilizzare questa sede come sede per questa interessante intervista che lei mi ha proposto e suggerito, a cui ho aderito con grande piacere. Spero che ne seguiranno anche delle altre in maniera di poter dare un servizio ai cittadini, alla collettività e a chi segue il suo giornale che va molto 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 bene. Da un punto di vista immobiliare, Scicli è un percorso che inizia già dal lontano 97. Lontano 97 ha visto con la concessione di usufruire di Scicli come centro per le iniziative e le riprese della fiction, come finora stamattina, oggi ancora c'è l'attività in etine tra Scicli e Stampieri. Del grande Camilleri interpretato dal Zingaretti e il nostro Montalbano. Da quell'anno in poi è nato un fenomeno Scicli, è nato un fenomeno Scicli e da lì in poi fino ad oggi c'è stato un crescente numero di persone, visitatori, turisti. Che hanno deciso anche alla fine di rimanere nei dintorni di Scicli e anche a Scicli. Rimanere significa hanno cercato dei luoghi che restituivano un senso antico, di sapore, di qualità, fino a farli diventare delle dimore abitative a tutti gli effetti per loro e per le proprie famiglie. Oggi, a distanza di 25-30 anni, mi pare che di strada se n'è fatta, insomma. Qual è la situazione che registra oggi per tornare alla domanda mia iniziale? Ricordo molto bene quegli anni, ha fatto bene lei a richiamarli perché sono stati anni di grande lavorio da un punto di vista politico-amministrativo, da un punto di vista della collettività, i vari gruppi esercenti, ci sono state diverse esperienze nei vari ambiti, anche da un punto di vista di presenze di un consorzio turistico che cercò all'epoca di raggruppare, di mettere assieme un gruppo di imprenditori che allora si chiamava Terre Blea ed è stata una delle prime esperienze che cominciò, come dire, a tessere la tela del costruire un qualcosa che riguardasse non il singolo ma la collettività, che è sempre uno di quegli aspetti che un po' ci caratterizza negativamente nel nostro sud d'Italia, ma in generale anche dalle nostre parti. Quindi quegli anni sono stati si percepì che Scicli aveva le carte in regola per poter intraprendere questa lunga marcia e per fare una fotografia d'oggi lo dice la città. Tanti giovani hanno capito, percepito, accettato questo riscoprire la propria città, hanno investito in piccole attività commerciali, si sono riscoperti validi cuochi, validi professionisti, commercianti, professionisti che si sono sviluppati grazie a questo continuo lavorio, ripresenze, di costruire questa genuinità di prodotto ibleo, genuinità, quando dico genuinità, legato soprattutto al rapporto umano, al rapporto e all'approccio con la collettività, con i nostri nuovi visitatori, che riscontrano un forte apprezzamento e questo caratterizza il voler rimanere a Scicli.
I siti culturali in città sono tanti, tantissimi, recentemente si è pure parlato di Chiafura. Certo che l'offerta, la proposta ai turisti, ai visitatori è notevole, no? Non solo i luoghi di Montalbano, non solo il barocco classico, tra virgolette, ma anche Chiafura. Ecco, Chiafura è, come dire, è la strettissima attualità, il dibattito in città è aperto. Qual è l'idea che bisogna avere di Chiafura? E piano piano, se possiamo poi magari toccare l'altro aspetto, l'altro elemento di questa intervista, che è il settore immobiliare. Questi due aspetti saranno approfonditi da qui alla fine di questa intervista. Cannella. La domanda nello specifico che mi fa lei su questo sito, di cui in questo ultimo periodo si sta ampiamente discutendo e che ha creato un forte dibattito con la città, con le varie associazioni culturali, con i vari professionisti. Su questo argomento già mi ero espresso nel dire che è stata un'operazione di lungimirante, l'istituzione di un tavolo internazionale, un tavolo di studio dove forti professionalità internazionali si sono interfacciate con le nostre nuove speranze professionali. Ne sono usciti tre lavori, tre progetti, tre macroprogetti che comunque vanno, come dire, a ricercare un obbligo amministrativo e ricercare un colloquio con la città. Io li saluto positivamente, intanto l'iniziativa è questo riscoprire la parte nuova della città, che ha necessariamente l'esigenza che venga ripristinata, venga concessa nuovamente come elemento in più tra i siti culturali che sono stati in questi anni recuperati e ristrutturati. Sulla domanda specifica di cosa potrebbe creare, cosa si potrebbe creare anche con l'aiuto dei privati, anche in questo campo non mi scandalizzerei affatto se privati di portata nazionale o internazionale, che hanno la possibilità di una scommessa in un'area del genere, combinata con l'amministrazione comunale, poter portare un'iniziativa di recupero per essere poi fruita soprattutto anche dalla città. Quindi non un'area chiusa, ma un'area comunque aperta. Non di queste tipi di iniziative ne abbiamo visto diverse, quindi io sponsorizzerei non un rapporto per costruire qualcosa per i privilegiati, ma costruire qualcosa e realizzare qualcosa a favore della città e dei cittadini e dei nuovi visitatori. In definitiva, che cosa possiamo dire? In definitiva possiamo dire che la strada intrapresa è quella giusta, che il binomio Scicli barocco è un'attente e doviziosa e minuziosa riqualificazione urbanistica privata concessa, che oggi Scicli si presenta si presenta apprezzabile e favorisce ancora uno scambio interno esterno con diversi soggetti che vengono a scegliere questa nostra realtà, non solo per il mare, non solo per il centro storico, non solo per la cultura, ma per tutta una serie di per l'elemento principe che è anche lo scicliano.